Bentornati a SS Arezzo TV, eccoci tornati, il nostro Beppe che saluta degli sconosciuti, ragazzi, è una rubrica bellissima. Ho fatto il matrimonio l'anno scorso. Ah, cioè gli hai fatto, che vuol dire? L'hai sposato te? Ho fatto la serata musicale. Ah, la serata, pensavo che adesso facevi anche, ufficiavi anche delle celebrazioni. Sindaco, assessore sì, ho capito. E consigliere comunale, ne ho messi di mezzo diversi, sì. Allora, siamo qui nel semaforo che porta alla stazione, perché da diversi giorni sono comparse prima queste transenne che diciamo inibiscono l'attraversamento della strada, perché i semafori sono coperti. Saranno rotti? Che sarà successo? No, non sono rotti, sono stati volutamente coperti per far sì che la gente sa che non c'è neanche il semaforo per passare, quindi non deve attraversare. Perché l'hanno coperti? Ma perché lo domandi all'assessore competente? Noi siamo un po' ignoranti, nel senso che magari non capiamo il senso di questa cosa, ma hanno messo il transenne qui. Non hanno neanche tolto una fase semaforica, perché logicamente quando erano verdi qui erano verdi anche dall'altra parte, salvo che non hanno tolto questa fase semaforica qui, e quando c'è il rosso lì hanno messo in destra che si può passare per evitare l'accumulo di auto su Poggio del Sole. Non lo so, Beh, siamo qui, vediamo, no? Adesso. Vediamo. Sì, però ti voglio far notare, mentre vediamo... Vedi, c'è la doppia... Possono entrare doppiamente, sia quelli che vanno verso la stazione che quelli che vengono a destra. Hanno tolto una fase semaforica. Hanno tolto una fase, quindi sto semaforo proprio è disattivato in questo momento. Sì, hanno tolto la fase semaforica per evitare le code su Via Guido Monaco e Poggio del Sole. Faccio notare che però queste transenne sono anche... proprio nel cuore della piazza, c'è scritto pedonia sinistra, laggiù, sono anche là davanti all'entrata, sì, logico, della stazione. In modo tale che la gente che esce dalla stazione già trova i cartelli, sì, e si e deve andare di là, ho capito, esatto. Ma per quale motivo non si è capito? Te lo rispiego un'altra volta, hanno tolto la fase per accelerare il passaggio, vedi? Tu dici che hanno dimezzato l'attraversamento stradale per far passare più macchine? Esatto. Quindi è una cosa voluta? Esatto. Cioè è stata tolta questa fase semaforica qui in modo tale che là si può attraversare a piedi, allora sicuramente si poteva attraversare a piedi anche qui, invece ora mentre là c'è l'attraversamento pedonale, qui poi le macchine possono entrare e girare sia in destra o andare dritto verso la stazione. Quindi ha tolto una fase. Quindi è una cosa studiata apposta, secondo te, per accelerare i passi, per evitare le code in quella zona e quindi là. Quindi diminuire l'inquinamento, pure è una cosa positiva. Ma lo sai anche perché? Pensaci. Tanto intensamente, con il cuore, con la mente, come dice Giulio. Sicuramente poiché via Petrarca è a senso unico in entrata, si creavano file qui e quindi questo è per evitare le file di via Petrarca, dei lavori su via Petrarca. Io penso che una volta finiti i lavori su via Petrarca, questo verrà ripristinato. Ah, tu dici che è funzionale il lavoro di via Petrarca? Sì, perché... adesso tutti devono svoltare in giù verso la stazione, quindi si crea coda lì, in questo modo qui hanno accolciato la fase. Vedi che tu le sai le cose, scavando le sai. Studio, ancora la mente un po' mi ragiona. Quindi. Qui tu dici che appena finiscono i lavori ritorna tutto come prima, quindi non è voluto allora, no, è una cosa momentanea e necessaria per evitare che molto si eviti tutta la coda su via Guido Monaco. Ho capito, quindi è diciamo una misura temporanea che molti si saranno chiesto, saranno chiesti come mai. Esatto, allora stasera guarda Arezzo TV così capirai. Fai anche la ghiaccia. Capirai però alla fine, perché all'inizio non si è capito niente, esatto. Diciamo la verità. Venendo qui si sono capite il perché di certe cose, altrimenti se era una cosa stabile dovrebbero essere già tolti i semafori e fatte le transenne fisse, invece in questo modo è sicuramente perché il motivo lì. Poi domanda all'assessore che... ci risponderà. Risponderà, abbiamo chiesto e ci risponderà. Penso in questo senso, se così non fosse ci spiegherà lui il motivo, ma mi sembra il più logico, dai. Vediamo, attenderemo la risposta nei prossimi giorni, grazie a Beppe, a domani. Ciao.